Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vi andrò a mostrare con quale build è possibile ottenere la tempesta di kunai infinita. Ebbene sì, è possibile ottenere anche questa abilità infinita, come vedete basta mettere come comandante Hero Sorpasso, quindi se avete questo eroe sarà possibile ottenerla. Allora, per usufruire di questa abilità non è tanto la build che andremo a utilizzare, ma quanto più il numero degli zombie che andremo ad ammazzare con la build. Comunque sì, dobbiamo ottimizzare l'abilità per far sì che l'abilità faccia in sé danno, e dobbiamo comunque cercare di ridurre il tempo di recupero. Il tempo di recupero lo riduce appunto Hero Sorpasso. Eliminando i nemici con tempesta di kunai ridurrai il recupero di tempesta di kunai di 4,5 secondi. Quindi per avere la tempesta infinita, facendo un calcolo matematico, a noi ci serve ammazzare almeno 3 zombie con la tempesta di kunai. Fate bene attenzione a queste cifre. Come vantaggio squadra utilizzeremo il balzo della mantide, che permetterà 2 salti aggiuntivi, e secondo me è molto molto utile con la tempesta di kunai, in quanto dovremo fluttuare sopra gli zombie e appunto utilizzare la tempesta di kunai sopra loro. Poi abbiamo volo libero. Usare tempesta di kunai permette di fluttuare per 4 secondi, aumenta il danno del 40% durante il volo, ma soprattutto durante il volo inizia già la nostra cooldown, il tempo di recupero della nostra cooldown. Sono altri secondi aggiunti comunque per l'abilità. Poi ovviamente il solito survivalista che ci recupera la vita con le uccisioni. Con annichilazione. I pugnali della tempesta di kunai esplodono poco dopo l'impatto, infliggendo 4 danni energetici base in un raggio di 0,5 unità. Poi abbiamo la tempesta di kunai rilascia bombe d'uovo, questa era dell'evento di Pasqua, e una perk di energia. Attenzione, dobbiamo mettergli almeno una perk di energia. Sì, io ho fatto le prove con anche la build nuova, quella con che ci rimuove lo scudo e ci aumenta la vita del 200% con tutta l'energia possibile, però è uno spreco di energia, non abbiamo bisogno di così tanta energia, raga, credetemi. È uno spreco, piuttosto potenziatevi qualcos'altro se proprio volete. Quello è uno spreco di energia in questo caso, non abbiamo bisogno di così tanta energia. Comunque adesso sento già di aver parlato troppo, andiamo direttamente al gameplay. Eccoci qua, guardate, spero che non mi fanno fuori subito perché è importante che non morire. Allora, io comincerei da qua. Una tempesta, 2 tempeste, abbiamo già la terza, terza tempesta, e abbiamo anche la quarta, attenzione. Qui, come vedete, non sono riuscito ad ammazzarli, gli zombie, e quindi non me l'ha ricaricata abbastanza in tempo. Cioè, la tempesta è infinita, come vedete, basta avere sotto un gruppetto di zombie, comunque di potenza, diciamo, killabile. Adesso io la sto facendo al 100, però non so fino a che livello possiamo arrivare. In questo video ci spingeremo. Ho provato nelle Wargames al 171 e un colpo di kunai purtroppo non ammazza neanche i piccoletti, quindi in quel caso lì non è possibile farlo. Però abbiamo le bombe d'uovo che effettivamente fanno un bel po' di danno a sti nemici. Meno male ci sono un po' di piccoletti. Ora cerchiamo di fare il giro. No, voi, madonna, voi mi state rompendo. Ok, via. Perfetto, di nuovo. Ottimo. E qua l'ho missata. Una figata comunque, raga. Io devo dirvi la verità, prima di comunque fare questo video l'ho provata, questa build, e mentre la provavo mi piaceva sempre sempre di più. Più la provo più mi piace, più la uso più la voglio usare, hai capito, no? È una cosa che vale la pena secondo me sperimentare, che vale la pena utilizzare quando ci va. Semplicemente, se vogliamo variare un po' lo stile di gameplay del ninja, variare un po' lo stile di gameplay di Fortnite, al posto che utilizzare squarci, squarci del draghi e shuriken e soldati eccetera eccetera, potete anche valutare questa opzione. Con la tempesta di kunai infinita è molto molto divertente anche usare i lanciarazzi dall'alto, secondo me, eh? È un peccato che non abbiamo la vulnerabilità quando stiamo in alto. Io, nonostante ho messo la perk di survivalista, non fa in tempo a riprendermi la vita. In più ho dovuto lasciargli la perk che mi rigenera l'energia. Ho lasciato la perk che mi ricarica l'energia perché mi sono trovato molto spesso a utilizzare la tempesta di kunai in aria infinitamente, appunto, senza aver più energia. Ecco perché ho deciso di mettercela. Ero convinto di potercela fare senza quella perk effettivamente, però no, non riesce a ricaricarsi. Qua mi si è buggato, non mi faceva lanciare l'attacco. Però io, per esempio, che gioco spesso, spessissimo col ninja, uso molto poco spesso gli shuriken. Che poi ora vada benissimo così, con questo ninja che mi dia anche lo squarcio, effettivamente
È vero. Però non ho il livello critico sulle spade che ho su Fiona. Cioè, per intenderci. Però l'abilità, c'è da dire che comunque vale la pena farla notare, no? Guardate, raga. Spettacolare comunque. Uè, ragazzi, sono qua. Guardate, è il primo caso in cui nei miei video adoro trovare tutti questi piccoletti. Adoro. Una tempesta. Due tempeste. Azz, peccato che non ci sono più zombie. Vabbè, io la terza gliela lancio comunque. Raga, qua ce ne sono una marea di zombie. Di nuovo. Ottimo. Devo cercare di avvicinarmi un po' a loro. Ottimo. Ok, ora vado verso di là. Qua non li ho colpiti tutti bene, peccato. Un chino aereo in azione. Mi dispiace, ragazzi. Abbiamo fatto piazza pulita. Via. Ottimo, qua ne vedo tre, vanno già bene. Perfetto. Ne arrivano altri, via. No, non li ho presi. Non li ho presi. Conviene sempre scendere ogni volta che lo facciamo e cercare di mirarli, non dico bene, ma cercare di prenderne qualcuno comunque, no? Mi dà veramente fastidio il fatto che hanno cambiato l'atteggiamento del doppio salto, comunque del ninja, e di conseguenza anche del triplo, del quadruplo. Vedete, sono troppo vulnerabile mentre sto in alto. Cioè, sono davvero troppo vulnerabile. Infine, raga, vedremo se contro gli zombie al 116 è possibile fare la stessa cosa. Sono davvero davvero curioso di vedere se possiamo shottarli con un colpo. Sì, ce la facciamo. Possiamo fare la tempesta infinita anche contro loro, però moriremo molto in fretta e fluttueremo in aria. A Valle Arguta in zona 70 qua non dovremmo appunto avere problemi con appunto la perk di survivalista. Guardate che figata. Oddio, ma è pieno di bug questo gioco. Comunque avevo già un'altra tempesta, solo che si è buggato il gioco. Non me l'ha fatta fare. Guardate l'energia, quasi ero rimasto senza. Per fortuna ammazzarli me la ridà. Molto importante, raga. Mi raccomando. Vediamo se riesco a utilizzarla. Ah, ma perché c'è quello di natura, ecco perché. Mannaggia. Quindi raga, fatemi sapere con un commento se anche voi utilizzerete questa build. Voglio sapere in quali ambiti la utilizzerete o se non la utilizzerete. Se non la utilizzerete, fatemi sapere semplicemente se vi è piaciuto il video. Dopo questo io non posso fare altro che salutarvi. Vi ringrazio della visione a tutti quanti. Vi ringrazio anche di tutto il supporto che mi state dando, raga, veramente grazie mille. Sapete che potete comunque supportarmi come creatore. Basta che inseriate Kino TV nell'item shop di Fortnite, bla 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 bla. Grazie mille, raga. Sappiate che ci vediamo con l'episodio di domani. Bella bella! But I was just a